lavoro di unità tra le forze sovraniste ed è la prima volta che siamo tutti insieme, come ha detto Moreno poco fa. Allora vi presento ora Stefano D'Andrea del Fronte Sovranista Italiano. Prego. Grazie. Davvero grazie agli organizzatori per questa occasione che consente anche a noi politici di riflettere sul progetto che tutti noi abbiamo. Il compito della nostra generazione, anzi delle nostre generazioni, è di disintegrare l'impero europeo, o almeno di liberare l'Italia da esso. Senza che il popolo se ne accorgesse, siamo finiti per far parte di una struttura imperiale che ha sottratto poteri fondamentali alle democrazie nazionali. Questo impero è autocratico, come non può non essere come impero, e dunque antidemocratico. Un numero enorme di norme giuridiche che ci vincolano non passano più, al di là di altri problemi, per il circuito elettori, eletti, governi che godono la fiducia degli eletti, ma provengono dagli organi imperiali europei. E i vincoli giuridici comportano anche innumerevoli vincoli di fatto, sotto molti profili. Le semidemocrazie nazionali, almeno quelle che hanno perso la competizione instaurata a Maastricht, non possono di fatto nemmeno decidere ciò che astrattamente hanno il potere di decidere, proprio per l'esistenza di vincoli di fatto che discendono dai vincoli giuridici. L'impero è a matrice germanica, sia perché la Germania è risultata vincitrice nella competizione instaurata con il Trattato di Maastricht, sia perché le regole di Maastricht sono regole tedesche, che hanno imposto agli altri stati di ristrutturarsi e in realtà di destrutturarsi, perdendo la propria identità. Maastricht ha imposto agli stati latini molte riforme che di fatto non ha imposto alla Germania, visto che imponeva agli stati di essere immagine e somiglianza della Germania. L'impero è elitista, perché è stato costituito ed è amministrato da elite tecnocratiche ammiratrici del modello tedesco, le quali hanno sottratto il potere ai partiti popolari nazionali. Guido Carli, Tommaso Padoa-Schioppa, Mario Draghi, Carlo Azeglio Ciampi, Luigi Spaventa, Mario Monti non sono mai appartenuti ad alcun partito, se non alcuni al partito liberale, ossia al partito elitista per eccellenza. Si danno eccezioni come Beniamino Andreatta. Già Giuliano Amato è stato, diciamo, un uomo dell'Europa dopo che il Partito Socialista era finito. L'impero è neoliberale perché neoliberale è la sua costituzione che si rinviene nei trattati europei e perché neoliberale è l'ideologia della elite tecnocratica che lo ha costituito e lo amministra. La lotta contro l'impero europeo è dunque al tempo stesso lotta contro il neoliberalismo per il neosocialismo democratico, una parola che dobbiamo necessariamente rivalutare e diffondere. Noi siamo tutti neosocialisti. Contro l'autocrazia, per la democrazia, contro l'elitismo e per il ritorno all'egemonia dei partiti popolari, contro il mantenimento delle regole germaniche che l'elite, desiderosa di vincolo esterno, ci ha voluto imporre, e per la riscoperta degli elementi altamente positivi del modello economico italiano del trentennio glorioso, contro il cosmopolitismo globalista, per il patriottismo sano, costituzionale. Come si conduce questa lotta? Come la iniziamo? O meglio, come la proseguiamo? Perché se oggi siamo così e siamo in realtà in tanti, più di quelli che qualcuno si aspettava, dobbiamo essere felici. Ciò è dovuto al fatto che stiamo già lavorando da tempo. I fallimenti del Movimento 5 Stelle e di Podemos dimostrano che la liquidità in luogo della solidità, l'attivismo in luogo della militanza, la effimera possibilità di declamare ciò che si vuole quando si vuole tanto non conta nulla, anziché la disciplina statutaria che fissa tempi e forme della democrazia e dell'azione esecutiva, la fretta di arrivare al governo anziché la pazienza nella costruzione di un grande partito
e l'abbandono dell'idea fondamentale che il partito è lo strumento di crescita di tutti i militanti, luogo che forgia le nostre personalità. Noi non esprimiamo le nostre personalità del partito, nel partito ce le formiamo, come prevede l'articolo 2 della Costituzione, e seleziona la classe dirigente, sono il male che dobbiamo evitare. Bisogna anche imparare dai nostri nemici. I liberali, disse Togliatti, erano 4 noci in un sacco in Assemblea Costituente. Hanno lavorato anno per anno, giorno per giorno, minoritari, per ottenere piccole norme. Ovviamente loro potevano farlo perché dentro il potere c'erano, sia pure marginali. Per lavorarsi le persone, per convincere, per trovare punti deboli, per trovare il Narciso, per trovare Andreatta, cercare la testa d'ariete e sfondare. Però hanno agito credendo in un'idea, hanno agito credendo che in 30-40 anni avrebbero ripreso il potere. E beh, purtroppo non è che si sono tanto sbagliati. Ecco, noi dobbiamo comprendere che possiamo solo agire nel miglior modo possibile, ma in un processo che è lungo. Lungo fu il nostro primo risorgimento, lungo è stato, diciamo, i 30 anni che pian piano, dalla riforma agraria al Ministero delle Partecipazioni Statali, alla fine degli anni 70 hanno portato al massimo di giustizia sociale, e lunga sarà anche questa nostra marcia di liberazione, ma ci libereremo. Grazie. Il prossimo appuntamento politico per tutti è a Roma, alle elezioni comunali, dove mi auguro che tutti i sovranisti saranno già insieme. Grazie a Stefano D'Andrea del Fronte Sovranista Italiano.